adesso. Centinaia di ciclisti hanno dato vita domenica 16 settembre ad un'insolita critica al MAS. La manifestazione, partita da Mira, si è alla fine avventurata in spazi normalmente vietati alle biciclette, pedalando lungo il canale della Giudecca ed arrivando in un punto simbolico di Venezia, la punta della Dogana. Obiettivo principale della pedalata, a cui hanno partecipato un gran numero di movimenti ambientalisti del Veneto, era attirare l'attenzione sulla terza conferenza internazionale su decrescita, sostenibilità ecologica ed equità sociale. Ma l'occasione è stata utile soprattutto per declinare la decrescita con temi a valenza locale, quali la cementificazione del territorio, i trasporti, le bonifiche di Marghera e la presenza delle navi da crociera nella laguna di Venezia. Alla punta della dogana, le biciclette di Critical Mass hanno incontrato il corteo acqueo, formato dalle barche di chi si batte proprio per l'allontanamento delle grandi navi dalla città lagunare. Alla pedalata ha partecipato anche una delegazione di giovani ciclisti, partiti da Barcellona per compiere una simbolica staffetta che ha visto complessivamente la partecipazione di 150 persone in rappresentanza di paesi di tutto il mondo. Dei 35 ciclisti d'Ecotopia partiti dalla città catalana, solo 5 hanno percorso tutti i circa 3.500 km che separano Barcellona da Venezia. Tra di essi João, un ragazzo portoghese a cui abbiamo chiesto il significato di questa lunga pedalata dalla Spagna. L'Ecotopia Bike Tour, viaggiamo tutte le estate, fa 22 anni. Quest'anno abbiamo fatto Catalogna, Francia e Italia con il tema della decrescita. Il tema della decrescita, però persone veramente da tutto il mondo, Isabella, vero? Sì, da tutto il mondo, proprio dall'Australia, anche dall'America, dalla Polonia, dalla Germania, Austria, Inghilterra, Irlanda, Scozia, non lo so, Portogallo, Spagna, c'erano tantissimi spagnoli, catalani, italiani, di tutto. Ma voi sapete che è la prima volta che delle biciclette arrivano, entrano a Venezia pedalando, lo sapevate che avete avuto questa occasione unica praticamente? Wow, non sapevo. Effettivamente era un po' difficile con questi, come si chiamano, quei ponticelli, con i ponti, le scaline, che sì, non era facile. Ma, João, che festival inizia nei prossimi giorni? Terza conferenza internazionale per la decrescita e la sostenibilità. E quindi che segnali ci sono? Cioè, per quale motivo è importante questa conferenza e cosa vi aspettate da questa conferenza? L'idea è discutere. Discutere, sì. Discutere le problemi di questa idea del capitalismo che si può crescere fino all'infinito. E quindi ci si attende che possano uscire delle cose concrete o è più che altro uno spazio per ragionare su questi temi? C'è una parte più accademica per ragionare su questo tema e anche ai workshops per tema specifico di energia sostenibile, di bici, ai diversi workshops con la città. Va bene, un ultimo così messaggio, ultimo discorso rispetto alla bicicletta, all'uso della bicicletta, alle prospettive della bicicletta. Che di bici si può fare tutto. Si può fare di tutto e divertirsi. Sì.